l'occhio che ci colora. Far ridere la gente è diventato il mio mestiere. Mi chiamano alle feste, alle sagre e anche alle fiere. Sono un provincialotto, radical grezzo, un uomo vero. Mi piace scherzare ed indascare tutto al nero. Che dici? Tutto a posto, Cla, tutto a posto. Tu che dici? Tutto bene? Oh, Mario, sei arrivato pure tu. Ciao Sesto, arrivati tutti, Cla. Che dici? Tu che dici? Come stai? Tutto bene? Senti, Cla, ma che fine ha fatto Guinness? Guinness è un pezzo che non si vede, eh? Guinness è fantastico. Ti ricordi che è riuscito, l'abbiamo chiamato così perché è riuscito a mandare in cortocircuito una termocoperta con una scorreggia. Clamoroso. Clamoroso Guinness, che? Come mi sono vestito? Ma non vedi? Che classe che c'ho? Ma come? Ma bisogna festeggiare, è Pasqua, oh! Come si dice? Buona Pasqua, Pasqua! Bravo, bravo Mario, bravo! Mi ha risposto grazie, grazie. A quanti di voi hanno risposto sempre buona Pasqua, Pasqua? Grazie, grazie. Tu come stai? Fammi salutare un po' le persone che mi stanno mandando i messaggi. Daniela, ciao cara. Riccardo, grande, hai visto che classe che c'ho, che eleganza, ma ci vuole essere state classe. Minchia, oh Mario, buona Pasqua a tutti, grazie Mario, anche a te. Dai, colleghiamoci, che dobbiamo fare un sacco di visualizzazioni, dovete condividere, è importante. Mai là, Mario non manca mai, non manca mai, ci sta sempre Mario qua. Senti, là, allora, sì, sto, ha prolungato fino al 3 maggio. Fino al 3 maggio, ma guarda che anche dopo non è che se può uscire come prima, bisogna stare attenti perché sto virus è bastardo. Comunque io stavo pensando a cosa, cioè il problema grosso è il sesso. Qua il sesso, le persone durante la quarantena con l'austerity è tutta roba del self-made, capito? Il problema, questo è un problema grosso, perché che succede? Quando passerà il 3 maggio, no? Metti che fa un'altra cosa che non possiamo uscire per un altro pochino di tempo, no? E poi a un certo punto se può iniziare a uscire piano piano, standoci attenti, perché sto virus è bastardo, non è che se può fare che è finito tutto, boh, a bocca di barile se esce. No, bisogna stare attenti. Che succede? Che quando si esce coinciderà perfetto con l'estate. È caldo, capito? Le donne si spoglia, andremo fuori di testa, io già me lo immagino gli sbarellamenti dell'omini, me lo immagino già, certi scrocchi addosso, se sentirà una cosa grossa, che poi là io sto preoccupato pure per me, perché se io prima vedevo d'estate un leggings un po' attillato, già lì mi faceva un po' di sangue, a Mondra fuori di testa anche solo con il suono degli tacchi, tic, che cazzo è, chi è, mamma mia, con fuori di testa, là. È dura, ma dobbiamo resistere, perché noi siamo fortissimi, Claudio, siamo fortissimi, anche in austerity, fortissimi noi siamo, là. Senti, buona Pasqua, là. Buona Pasqua, grande, guarda, io mi sto a preparare, Per domani grande giornata. Oh, senti, io mi ricordo l'anno scorso, ti ricordi al bar che Pasqua che siamo fatto, che tu avevi messo in balio quell'uovo gigante, che era un uovo, pareva veramente, quando mi sono operato all'ernia, sembrava grosso come l'ernia, era enorme, pesava 50 kg, che aveva fatto, che un biglietto costava 2 euro, che poi facevi l'estrazione che la so curata io, e guarda caso sono vinto. Mario, sono vinto, ci sono avuto culo, che poi Sesto, ci sono avuto fortuna, 50 kg d'uovo per mangiarlo 3 mesi, ci siamo voluti là a casa con mamma, una cosa grossa, solo che asi un daccagno, 50 kg d'uovo, vado ad aprire la sorpresa, un portachiavi era, ma dai, ma almeno quando tu compri 50 kg d'uovo, fatti che tipo di sorpresa ci stava là dentro, un portachiavi di merda c'era. Asi un daccagno, che poi secondo me 2 euro a biglietto, ne si è venuti più di 100, secondo me ci si è fatto pure la cresta lì. Comunque non voglio fare polemica, non voglio di niente, l'importante è una Pasqua, la Pasqua a me mi piace, perché la Pasqua praticamente, Mario, è la festa della resurrezione, Gesù Cristo è risorto, capito? Dopo 3 giorni è risorto, e te devo dire la verità. Però, cioè, secondo me, dato che stiamo in democrazia, che in questo periodo si parla, è importante aiutarsi l'uno con l'altro con la democrazia. Ma state zitto, Mario, non comincia a fare polemica. Mess de sto cazzo, Mess. Lascia perdere, mo che c'entra lì, Mess? Che c'entra? Che c'è? L'Eurobond, che c'entra adesso?
voglio dire, volevo dire un'altra cosa io, Mario. Voglio dire che non mi pare giusto che è solo Gesù Cristo che è risorto. Io quando muoio voglio risorgere pure io. Scusa, ma perché? Anche perché questa tradizione può continuare, non è che la perché l'ha fatta uno, poi dopo tutti quei lati non la può fare, ma se può continuare, io vorrei risorgere, che ne so, come un chitarrista rock, tipo Jimi Hendrix mi piacerebbe, oppure al top per me sarebbe Charlie Chaplin mi piacerebbe troppo risorgere come Charlie Chaplin, oppure guarda, la terza opzione proprio come uno che c'ha i sordi. Vorrei sapere chi di voi, chi a te ti piacerebbe risorgere come uno che c'ha i sordi? Perché se tu risorgi come uno che c'ha i sordi, puoi fare tutto, puoi fare Charlie Chaplin, puoi fare Jimi Hendrix, puoi fare quello che ti pare, con i sordi puoi fare quello che ti pare. Sì, è così, è vero. Che taccagno che sì, un uovo di 50 kg con un portachiavi. Poi dopo lunedì di Pasquetta invece già ho un programma da paura, da paura. Mario, non mi dispiace, sto da solo con la famiglia mia. Mi dispiace, la paura, faccio un programma a paura. Che poi tra l'altro l'ultima Pasquetta è sempre tempi di merda, quest'anno invece un gallo della miseria, veramente. Comunque ho un programma della miseria. Allora praticamente mi sono comprato le biccette di Vicirè. Pieno queste vicette, Vicirè è una famiglia favolosa, è da anni che fa la pizza loro, praticamente le vicette, le pizzette, ci sta tanti tipi, ci sta la genovese, ci sta la ripiena, ci sta quelle per farci l'aperitivo, ci sta le maxi biccette, ci sta di tutti i tipi, praticamente niente, queste praticamente tu che fai, le tiri fuori dal in frigorifero, non in congelatore, poi dopo le metti sul forno che deve stare 200 gradi, Maro, le metti lì 5 minuti e cotte, oh ma facciamo una scammagnata. Allora, praticamente partiamo dalla cucina, andiamo praticamente sul soggiorno. Sul soggiorno lì facciamo un po' di giochi di gruppo, mi porto anche mamma con i bambini, poi dal soggiorno passiamo alle camerette tutte e due, poi un pit stop al bagno e poi di corsa, dopo essere andati al bagno, di corsa sul balcone e lì ci mangiamo le vicette, ma quest'anno sta con la bomba. E zitto Mario, madonna che palle, esci l'Eurobond, Conti ha parlato ieri, Conte, lo so, ma che voi, ma si è visto che culo che gli ha fatto a Salvini? E state un po' zitto, dai, adesso, Cristi, Forlani, Cossiga, ma io dico che questo sta fuori di testa, Claudio, questo, tu a forza di stare dentro casa sei ancora più de fuori, sinceramente, ma che c'entrano Forlani e Cossiga che parliamo di 20 anni fa, ma facci tu al governo, tu sei fortunato che hai rimandato le elezioni nelle Marche, perché se poi c'è le elezioni nelle Marche me candidavo io quest'anno, Claudio, qua che sono scritto anche il libro, il manifesto radical grezzo, perché io c'ho certi punti, Mario, di politica che tu non ce ne hai idea, guarda, te ne leggo un baglio giusto per farti capire qual era il programma mio elettorale, manifesto radical grezzo, ci ho fatto pure un libro edito da Giacone Editore, lo puoi comprare anche online, lascia perdere. Guarda, ti dico un punto, il punto 12 del manifesto radical grezzo, lo dico anche a te, pieno supporto a tutti quei ragazzi ormai quasi ventenni che si chiamano Ridge Thornbrook nonostante vivano a Montegranaro a Porto Sant'Elpidio, ok? Pieno supporto, dopodiché basta con i diritti a metà, i diritti sono uguali per tutti, tipo per cattolici e tirolesi, sposati e divorziati, ebrei e musulmani, preti e arcipreti, vescovi e arcivescovi, gay e arcigay e vescovi e arcigay, io parlo di tutti, capito? No, non so come questo che è, ma tu ti devi informare. Se tu ti informi, allora certe cose le capisci, è inutile dire, io c'ho Michele, a mo te lo metto il TG di Michele, che dice le cose veramente fatte bene, ma tu non capisci niente, a mo te lo metto, poi dopo mi dici. Salve a tutti e benvenuti al TG regionale, io sono Michele Gallucci, il vostro giornalista d'assalto, pronto a darvi le notizie che tutti stavate aspettando. Cominciamo con cronaca beige, metteteci la cravatta gialla. Viabilità, quando guidate la mascherina non va davanti agli occhi. Moda, tute, vanno benissimo. Istruzione, 3 cani o 4 gatti. Società. Quale? Servizi al cittadino, acqua e energia elettrica e fatevele pastà, turismo, le terme o le quaterme, cultura, la casa di carta.
Bene, ci vediamo al prossimo appuntamento con il TG regionale. Sigla. Ma lo capisci o no? Quando ti devi informare? Oh, mi è arrivato un po' di messaggi, devo salutare un po' di persone. Grande Christian, un amico mio del Brand Festival, fantastici, ieri ha fatto poi anche, ieri o avanti ieri mi sono visto la conferenza online, che è bellissima, ci stava un sacco di gente, ci stava il marketing di Saffo, non mi ricordo, quelli che fa le pompe funebri, geniale. Anche Germano del Milanese Imbruttito, veramente gente tosta. Oh, un saluto, ho visto un messaggio, grande Paola. Auguri da una provincialotta marchigiana che purtroppo abita a Rieti, vai dai, ci veniamo spesso a Rieti, mo quando passa tutto arvengo a Rieti, a bomba, aspetta che mi sia andata via, un attimo che so, ho cambiato cose. Sesto, guarda Spinello eccezionale, secondo me Spinello sta fuori di testa, io mi ricordo, non so se ve lo ricordate pure voi, quando c'è stato quel caso della Dama Bianca, un bel po' d'anni fa, che l'avevo scritto pure su Piacere Provincialotto, di sta ragazza che era stata arrestata a Fiumicino con un chilo di cocaina dentro la valigia, che io tra l'altro dico, ma tu cocca mia, se vai con un chilo di cocaina all'aeroporto, se non vuoi che ti rapri la valigia, innanzitutto ci devi mettere il cellophane, ce l'avete presente, quando tu vai all'aeroporto, che ci sta quell'omini tutti vestiti di nero e verde che ti ricopre la valigia piena di cellophane, se tu non vuoi fatte l'arrabbiggio vuoi che ci metti ma sai quando cellophane ci mette, Claudio? Una marea, cioè dopo lì se te la vuole l'aprì ti passa la voglia di aprirla, perché è impossibile. Comunque vabbè, questo gli ha aperto la valigia e gli ha trovato dentro un chilo di cocaina. Allora Spinello ha detto, per arrestare una con un chilo di cocaina mi sembra un po' eccessivo, per quando la dai, la dividi, la regali un po' all'amico, che te ci rimane, non ci rimane più niente. Che classe Spinello, taffo, un sacco d'amici, anche Marcello, ciao Marcello, grande Marcello, performance strategist, life strategist, perché qua tutta roba del marketing noi siamo, perché il marketing, cari amici, è nato nelle Marche, lo dice pure la parola stessa, marketing, capito? Perché vi dice niente l'espressione scarpe grosse e cervello fino, scarpe grosse, l'abbiamo inventato noi il marketing, perché quando ci sentono a parlare in marchigiano, gli facciamo paura, fanno tre passi indietro, se inciampano, cadono, quando cadono vedono le nostre scarpe e lì gliele vennemo, capito? Il marketing è nato qua nelle Marche, scarpe grosse e cervello fino, da paura, come se Barzelletta, ancora Barzelletta, ma questa è fantastica, questa poco con l'ospedale ci sta, da Dio, guarda, allora praticamente ci sta Roberto, uno che ha un incidente, a un certo di notte, praticamente c'ha questo incidente, arriva all'autoambulanza, lo porta al pronto soccorso, sto Roberto lo mette sulla barella, però non c'era il chirurgo, che non era di turno in quel momento, però era reperibile là a casa, chiama il chirurgo arriva di corsa all'ospedale, arriva lì alla barella de praticamente De Roberto, allora il chirurgo di fronte alla barella di Roberto fa: allora Paolo, non ti preoccupare, perché se anche hai bevuto, se anche hai fumato, se anche hai pippato, non c'è nessun problema. Allora il paziente lo guarda e fa: scusa, dottore, ma io mi chiamo Roberto. No, no, Paolo sono io. Paolo era il dottore. Che classe. Paolo era il dottore. Oh Mario, ma se non le capisci io che te posso fare? Mario, ma giuro che le capisci le battute? Ma mandagli un comico di sostegno a Mario, non capisci un cazzo, Gla. Oh Gla, fammi sto caffè. Mi sono scordato pure a chiedere sto caffè oggi. Bravo, dai, fammi sto caffè. Bisogna sdrammatizzare un po' con l'ospedale, perché sennò non si può sempre dire avanti che fa un lavoro difficilissimo, sta dicendo, ma tutti quelli che sta a contatto con le persone in questo periodo di austerity, ma quando finirà sta austerity che le persone scappano là fuori, gli scrocchia addosso, ma... Gli scrossi ad osse, sì, sbarella le persone se non va sesso, tutta roba di self-made, grande, grazie del caffè. Faccio un sorso e poi mettici subito un abbraccio de Varnelli e una carezza de Borghetti, andiamo de cazzolà, oggi andiamo de cazzolà, a chi gli piace il cazzolà? Caffè Borghetti e Varnelli. Poi tra l'altro Varnelli ha fatto anche 12 ore, mi pare, se non, che si chiama il liquore, che è proprio tipo un cazzolà, buonissimo, grazie, la salute, buona Pasqua e Pasquetta, grazie Graziano. Oh, che te volevo dire, praticamente niente, mi sono finito, come ho detto l'altra volta, tutto Dynasty, tutto Dallas,
tutto topazio. Allora ieri sera non volevo cominciare a vedermi Sendieri, perché dico, se comincio a vedermi la Sendieri domani. Allora mi sono visto Il Giovane Favoloso, te lo ricordi? Il film su Giacomo Leopardi, bellissimo. Tu, se non lo sei visto, vedetevi Il Giovane Favoloso, perché è un film fantastico. Allora, innanzitutto, quello su Giacomo Leopardi non è un film proprio, cioè è un film de sé, non è, io non vedo i film de sé, io di solito vedo i film action movie d'azione, tipo film de guerra e d'avventura, tipo Rambo, e, sì, tipo Rambo, a me mi piace Rambo tantissimo, i film de sé non li vedo, però comunque Rambo esiste veramente, ed è per questo che le cose in America vanno bene, perché c'è Rambo. In Italia chi ci abbiamo noi? Don Matteo, che lo fa in americano, che non lo vuole a loro, ce l'ha mannato qua annoiati. Vabbè, lasciamo perdere questa cosa. Comunque il film Giovane Favoloso, vedetevelo, perché è bellissimo. Allora, praticamente sta Giacomo Leopardi, che l'ha descritto come un supereroe, che fa vedere all'inizio che il problema era di Giacomo, era il padre, Monaldo, che tra i 7 e i 10 anni gli faceva studiare al povero Giacomo i classici greci e latini. È normale che a Leopardi gli è venuta la gobba, gli pesava i coglioni praticamente, ne la faceva più. Poi a un certo punto, quando lo vedeva che proprio gli aveva i coglioni qua sotto, Giacomo prima lo faceva uscire da casa e andava a Recanati a cercare Silvia. Immaginate alla fine del 1800 in piazza Recanati quello che è, ci siete stati ultimamente, cioè cercava Silvia e parlava mezzo in ancunetano Giacomo. Silvia Cocca, dove stai? Coccia entra a testa, la renella, le becche, parlava in ancunetano per darsi un tono, però Silvia non gli rispondeva. Sapete perché non gli rispondeva? Si chiamava Teresa, è normale che non gli risponde, no? Se uno si chiama Teresa e quello si chiama Silvia, è normale che Giacomo non gli risponde. Quindi tornava a casa, apriva la porta di casa, chi c'era? La madre di Giacomo Leopardi. La siete vista mai la madre di Giacomo Leopardi? Assomiglia a zia Antonietta. Zia Antonietta andava due volte alla messa al giorno, che voglio dire, se vai due volte alla messa al giorno, per chi preghi? Per l'umanità, non va tempo a fare i peccati neanche. Poi a un certo punto, se vede nel film, lo descrivono proprio come un supereroe, grande Martoni, grande Elio Germano, proprio a un certo punto chiama a raccolta la famiglia Giacomo, il padre, la madre e la zia e lo zio, che era molto vicino alla famiglia, li guarda negli occhi e con un eufemismo gli dice: adesso mi siete rotto i coglioni. E infatti Giacomo piglia e parte, va a Roma, poi va a Firenze e poi va a Napoli, dove poi a Napoli ci muore, perché Giacomo ha pensato: meglio morire a Napoli, che è un po' più divertente, che morire a Recanati. Sinceramente, guarda, come li Marilungo, ma come no, i Marilungo li seguo sempre, anzi fammi vedere cosa è. Mo ci sta, aspetta che te li metto, aspetta un attimo. Intrighi, passioni, i Marilungo. Una famiglia all'oscuro degli occhi di Maride Sverdozzi. Lamberto Marilungo, Edelweiss Marilungo. E con la straordinaria partecipazione di Maride Sverdozzi, sono i Marilungo. Non dare la colpa a me. Non è colpa mia. Mi dispiace se so urtato la tua sensibilità. Sembra che ce l'hai. Ma come? Tu mi dicessi che un figlio avrebbe salvato il nostro matrimonio. Sì. Sì, proprio questo so pensato che ci poteva salvare il matrimonio solo nel momento in cui lo facevamo, che era un pezzo che non si faceva più. Vuoi che ti dica la verità? Allora io te la dico. Il risultato non è stato così eccellente. E beh, che vuoi dare la colpa a me adesso? Non è colpa mia se tu a 6 mesi gli sei comprato l'iPhone. Ma i Marilungo non sanno che ad osservarli c'è Maride Sverdozzi. Ciuzzi! Ciuzzi! E stava con quei ladri! E stava con quei ladri! Ciuzzi! E il poro figlio! È il figlio del Ciù! Non si sa chi è il figlio che può pare scemo! Pare scemo! Sembra zippetà! Sembra zippetà! Ciuzzi! Scemi! Con sto figlio! Ma sto figlio di chi è? È tutto scemo! Sembra zippetà! Sembra zippetà! Noi siamo i Marilungo. Intrighi, Zazzi, passioni, le puttane, i Marilungo. Vergognetevi! Una famiglia all'oscuro degli occhi di Maride Sverdozzi.
noi siamo il Mare Lungo. Dove li piglia tutti sti soldi il Mare Lungo? Dove li piglia? Capito, Cla? Che roba gli Mari Lungo, ma ci sta tutti, eh? Fammi salutare un po' le persone che si stanno a collegare, scrive a bomba, Spinello già l'ho detto, Michele, un braccio a Michele, notizie dell'ultimo tempo, buono, Varnelli Power, Annalisa, oh, Cla, fammi un altro caffè e poi vado a casa, un bacione, buona Pasqua a Paola, Paolo, ciao Paolo, e sì, parla in ancunetano Giacomo per darsi un tocco, capito? Tanto mi piace l'ancunetano. Ieri sera dovevo stare in Ancona, che giorno è oggi? Il 10, a fa spettacolo, amen. Torneremo presto. Dino, grande Mitch, Dino, mitico Dino, grande, grazie il caffè, grazie mille. Qua ci metto però una bella bustina dello zucchero, perché non mi va amaro adesso. Sto periodo un po' tosto, è meglio pigliarlo con lo zucchero. Oh, un gorbuto. Guarda che ci sta scritto. Ma io dico, ma le persone, se leggi i libri interi e non capisci un cazzo, io con le bustine dello zucchero in vita mia so capito tutto. Cioè, mamma mi diceva sempre, devi prendere il pezzo di carta. Io il pezzo di carta sulle bustine dello zucchero lo so trovato. Senti questa, il segreto dell'umorismo è la sorpresa. Aristotele mi sa che è un amico di Catà, tra le altre cose, ma me lo so sentito che lo nominavo mi dando Catà. Il segreto dell'umorismo è la sorpresa, questo è vero. E poi questa ci sta precisa, oh, guarda, me lo piglio amaro e me la tengo sta bustina dello zucchero. Aspetta. Bonugla, buonissimo. Il segreto dell'umorismo è la sorpresa, questa di Aristotele ci sta precisa, proprio soprattutto in questo periodo di Pasqua, no? Che io mi ricordo quando vivevo con mia madre, io dicevo, ma è Pasqua, comprami l'uovo, no? E lui mi dice, Pier mamma, c'hai 35 anni e vuoi ancora l'uovo? Dico, perché? Voglio dire, mica ci devo entrare dentro l'uovo, me lo devo mangiare. Che poi dopo me lo comprava, me lo aprivo, quando lo aprivo, siccome mamma è ghiotta di cioccolata, se lo mangiava mezzo, me se lo mangiava lui. Perché mi dispiace di, ma in questo periodo, Mario, come la gente come te, è piena di persone che predica bene e razzola male. Sì, è pieno di persone, tutti già da chiacchierare e non capisci un cazzo di niente. I comunisti con i sordi, i fascisti ottusi, non raccapè, invece darsi una mano uno con quell'altro, chiacchiera tutti, chiacchiera, ma che cazzo vi chiacchierete Mario? Ma state zitto, tutti, ma così mamma diceva no, fa male lo cioccolato, poi appena aprì l'uovo se lo mangiava tutto lui, tutto lei se lo mangiava. Lasciamo perdere, guarda, io so per l'incoerenza, ok? Sfacciatamente vera e umana. Perché è inutile dire che uno dice ah no, io faccio questo, quell'altro, tutti si riempi la bocca, chiacchiera, poi appena gli torna comodo per i cazzi loro fa quello che cazzo gli pare. Ma allora state zitti, no? Perché io ho abbandonato ogni sentimento di pluralismo intellettuale per un sano, più moderno bigottismo cosmopolita. Non lo so che cazzo ci ho detto, Claudio, però funziona. E le persone si riempie la bocca. Il segreto dell'umorismo è la sorpresa, e se non ti sorprendi più è un problema tuo, capito Claudio? Capito Mario? Capito Sesto? Oh, ci vediamo dopo Pasquetta, domani tanti auguri, buona Pasqua a casa vostra, buona Pasqua a tutti quanti voi, fammi vedere, fammi salutare qualcun altro, no, mi sono scordato Luvarnelli, c'è ragione, no, però adesso mettimici un bacio degli Jägermeister, grande Claudio, grande. Buonissimo, e poi Pasquetta bomba con le vicette dei Vicire. Buona Pasqua, Pasqua, grazie, un bacio a tutti. Oh, mi raccomando, non andate via, perché oggi sta un scherzo telefonico, Cla, che te lo mando via WhatsApp, che è fantastico questo scherzo, è proprio i sondaggi, è un sondaggio da provinciale che facevo su Radiolinea, prima ancora degli scherzi di Frank Maddano, per dirti come stavo messo io, no? Certa roba, e poi voglio ricordare un paio di cose, oh. Gli streaming, seguiteli tutti sulla pagina Facebook di La Gru, perché è importante, c'è sta quelli di Cesare Cattà, c'è sta degli Maghi, c'è sta l'improvvisazione dei Rishow,
Poi dovete vedere la diretta Instagram, no, non è la Giulia, su MarketTube, live non è la Giulia, con Giulia Morigi, la mia compagna di amore grezzo che mi manca tanto, gli voglio tanto bene, sul canale Instagram del MarketTube. Poi dopo, mi raccomando, facciamo beneficenza, è fondamentale, fate beneficenza alla gru, perché noi cambiamo di arte e con la cultura non gesse magna, ok? Poi fate beneficenza per il progetto 100, per l'ospedale nuovo a Civitanova, perché è importante, dobbiamo sostenere questa iniziativa perché è importante, e se volete fa proprio una botta di matto, c'è Macchini a domicilio. Se mi scrivete in privato al mio sito www.pieromassimomacchini.it, info@pieromassimomacchini.it, vi faccio uno spettacolo di repertorio che ho, di mezz'ora tramite Skype e Zoom, e quello che pagate lo spettacolo lo date direttamente in beneficenza all'ospedale Murri di Fermo. Dai, dai, che ancora fino al 3 maggio, ci vediamo la settimana prossima, martedì. Buona Pasqua, Pasqua, grazie, grazie. Ti mando subito il messaggio con lo scherzo telefonico. Un abbraccio, ciao Cla. Ciao Mario. Ciao Sesto. Pronto? Pronto? Pronto, sì. Mi sente? Io sì. Salve, sono Sesto Terribili del Provincialotto Fan Club, signora. Stiamo conducendo un sondaggio sul grado di provincialismo nelle Marche. Le potrei fare delle domande? Faccia pure. Sono molto veloci. Senta, signora, usualmente a casa vostra comprate dei tramenzini, quelli che si trovano nei supermercati? No. No, non usate mangiare tramenzini? No. Di solito no. E l'ultimo tramenzino che lei ha provato, che si ricorda? Non è che mi ricordo bene il gusto. Allora glielo chiedo io, ho mai mangiato tramenzini con il coniglio? No. Alla cacciatora? No. Con la quaglia? No. Cacciagione in genere niente, tramenzini con la cacciagione? Con la cacciagione? No. Non ho mai avuto l'onore di mangiare, insomma. No, perché mangio per pranzo, per cena, casomai per spuntino, così, quindi. Per dolce, quindi non ha mai mangiato un tramenzino con l'alkermes? No. Conosce l'alkermes? Sì. L'alkermes è, diciamo, la... Penso che così, provincialismo. Sì, sul provincialismo. Sì. Scusi un attimo, scusi. Sì. Dimmi, mamma. No, le polpette non le voglio oggi. Va bene. Scusi, è un attimo un'interferenza. Perché noi giovedì sera facciamo un convegno su come scartare un tramenzino a Piane di Rapagnano. Se lei è libera, ci potrebbe raggiungere in modo tale che conosce un po' le nuove frontiere del tramenzino oggi in Italia, ecco. Perché rimanere indietro, tra l'altro stiamo portando avanti anche una campagna a favore dell'abolizione della piadina romagnola. Lei è romagnola, grazie. Lei è romagnola? Sì. Bah, dai. Quindi lei usualmente mangia la piadina? No, ecco. Non mangio quella sulla casa mia. Questo però, purtroppo, questa cosa qui forse non potrà rientrare all'interno del Provincialotto Fan Club, insomma. Ecco, Provincialotto Fan Club? Sì, Provincialotto. Ma cos'è? No, è uno scherzo questa telefonata? No, no, è uno scherzo, è una cosa molto seria. È molto divertente, sì. Non capisco fino a che punto è seria. Non so se ha mai notato... No, è non dalla radio, che ne so. Non so se ha mai notato un provincialotto, lo sa da che cosa si distingue? No, il provincialotto? Provincialotto è quell'essere che porta le scarpe college, signore, le conosce le scarpe college? No. Quelle con le campanelline davanti. Ho capito. E i calzetti spugna. Ah, ho capito. Capisce, quindi si differenziano. Di solito il sabato sera, signora, va alla multisala lei? No. No, non ci va mai alla multisala. No. Anche questa è una cosa che non so se possiamo farla rientrare all'interno del Provincialotto Fan Club, perché di solito i provincialotti vanno tutti alla multisala. Allora non ci rientrerò. E questa però è l'ultima domanda, su questa ci canta il gallo, come si dice. Provincialotti snack. Lei lo sa. Ah, grazie, grazie signora, ma queste sono cose molto serie e mi pagano per fare questi sondaggi, perché ha mai visto una... Le polpette sono fatte? Le polpette? No, per fortuna non che... Non le vuole oggi? No, ho già fatto il menù, ho scelto i cappelletti oggi a pranzo, perché non... C'ho la guaglia che mi è rimasta ieri a cena, un po' qui tra il corpo. No, non ride mai lei, però. No, una cosa molto serio. Sì, una cosa molto seria. Non, ha mai visto in televisione le ultime puntate di Sex and the City a Rapagnano? No, non l'ho mai viste, no. Sex and the City. Sex and the City a Rapagnano. Non posso entrare come provincialotta, come no. Si chiama provincia club. Provincialotta fan club, lei potrebbe... Non per niente, non c'è nessuna prerogativa. L'ultima domanda. Questa è l'ultima domanda e voglio vedere. Lei la domenica, ascolti bene signora, sì. Prenda le cuffie e chieda l'aiuto a casa se sì. Serve. Va ai centri commerciali? La domenica?
domenica proprio? La domenica. I giorni che ci sono? Mi va al centro. La domenica giusto, mi va al centro. Ci manca il latte, ecco che devo andare a prendere il latte perché è tutto. Signora, chiuso. Ci pensi bene. No. Questa domanda farà sì che lei potrà entrare o meno nell'interno del provincia Loggia per il club. Lei allora, va al centro commerciale? Purtroppo no. Ai, signora, mi cade sulla maionese del tramonzino proprio. Non è... io qui, a meno che lei non mi manda un curriculum dove mi attesta che almeno in vita sua ha fatto una vacanza sessuale, non lo so, in Giamaica oppure... quello sì, io faccio sempre. Ah sì? Sì, quello è ovvio, ogni volta all'anno, 2 o 3 volte all'anno. E signore, comincia a essermi simpatica comunque. Far ridere la gente è diventato il mio mestiere. Mi chiamano alle feste, alle sagre e anche alle fiere. Sono un provincialotto, radical grezzo, un uomo vero. Mi piace scherzare ed indascare tutto a nero.